Allora ragazzi, sapete che la scelta di adottare un cane è una scelta importante. Quindi, prima di decidere l'amico a quattro zampe che verrà a casa con voi, informatevi bene sul suo carattere per capire se si adatta perfettamente a voi e allo stile di vita della vostra famiglia. Io ho suddiviso i cani in 5 gruppi, differenti per caratteristiche fisiche e comportamentali. I cani da compagnia, i cani da guardia, i cani da conduzione del gregge, i cani da difesa e i cani primitivi. Una delle razze che fa parte dei cani da difesa è il boxer, che trae le sue origini nella seconda metà dell'Ottocento in Germania. Il boxer è caratterizzato da una muscolatura agile e potente, da un carattere molto vivace che potrebbe creare seri problemi durante la gestione quotidiana ma anche l'addestramento. Ciò nonostante è un cane molto intelligente e affidabile con membri della famiglia e se ben socializzato con bambini ed estranei. Questo motivo per cui lo consiglio anche ad una prima esperienza. Se volete divertirvi con il vostro cane, ci sono un sacco di giochi divertenti da insegnargli, come questo. Bravissimo! È molto facile insegnare un comportamento come questo. Prendete un bocconcino, mettetelo tra le vostre dita e avvicinatelo al naso del cane in modo tale da incuriosirlo e convincerlo a seguire la vostra mano. Se lo fa, premiatelo. Dopo un po', provate a fare questo. Questo lato? Dopo un po' di esercizio provate a proporre al cane lo stesso gesto ma senza l'aiuto del bocconcino, proprio così. Bravissimo! Bravissimo! Naturalmente se lo fa dovrete ricordarvi di premiarlo. Good boy! Sì, 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 bocconcino. Ma ora, è necessario controllare periodicamente lo stato della bocca del proprio cane? Certo, sarebbe una cosa utilissima, ovviamente bisogna che il cane sia collaborativo. Allora, che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe, la prima cosa, sicuramente i denti. Quindi quello è abbastanza facile da fare, basta sollevare le labbra prima da una parte e poi dall'altra e controllare. In questo caso si può benissimo vedere che lui ha un pochettino di tartaro sui denti, quindi questa patina giallastra che si vede è un po' di tartaro. Non si lava i denti? In realtà esistono dei prodotti, adesso ci sono dei prodotti dentifrici appositi, mi raccomando mai assolutamente utilizzare quelli che usiamo anche noi, e anche spazzolini appositi di diverse taglie, quindi per i cani grandi o per i cani piccoli. E nel caso non se li faccia lavare? Nel caso non se li faccia lavare, purtroppo non ci sono molte alternative. Se noi notiamo che nel nostro cane si forma molto spesso il tartaro, ci sono delle, diciamo, delle cose che solo il veterinario può fare, quindi fare delle vere e proprie sedute di pulizia dei denti. E come mai si forma il tartaro? Allora, il tartaro è purtroppo un processo fisiologico, nel senso che ovviamente i cani normalmente non si lavano i denti e quindi il tartaro si accumula nell'arco degli anni. Una cosa che noi possiamo fare, oltre a guardare, se il cane si fa guardare così come abbiamo fatto con lui, direttamente i denti, possiamo anche accorgercene perché magari lui ha un alito molto cattivo e quindi quello potrebbe essere un segnale per cui può avere i denti sporchi che quindi danno questo alito cattivo. Okay. Quindi anche quello è utile per capire se c'è qualche problema direttamente in bocca. Quindi ragazzi, ricordatevi di far controllare periodicamente lo stato della bocca del vostro cane. Il gioco è un'attività fondamentale per tutti i cani. Non solo gli permette di divertirsi, ma in questo modo potrete fargli sfogare positivamente tutte le sue energie. Ci sono diversi giochi che potete fare assieme al vostro cane. Uno di questi è l'orsetto. Sei pronta, Mia? Orsetto. Bravissima! Bravissima! Avete visto com'è brava Mia?
Per ottenere un comportamento come questo, per prima cosa dovrete avere con voi dei bocconcini. Poi li dovrete posizionare davanti al naso del cane e piano piano sollevarli sopra la sua testa. Appena alza una delle zampe, la premiate. Bravissimo! Quando il cane comincia a capire cosa vogliamo ottenere da lui, è importante lasciarlo in equilibrio per qualche secondo, ma solo poco alla volta. Per farlo, basterà ritardare il momento in cui gli darete il premio. Bravissima! Bravissima! Dopo un po' di lavoro, il risultato che otterrete sarà questo. Ok, bravissima! A questo punto non vi resta che inserire il nome che avete deciso di dare a questo esercizio. Ad esempio, orsetto. Orsetto. Bravissima! Jab e l'abbiamo preso in un allevamento a Cassano d'Adda ed è diciamo un cane molto giocherellone, vivace, amichevole e oggi sono venuta qui per conoscere Simone perché gli volevo fare alcune domande. Ciao. Ciao. Tu sei? Luca. Piacere. E lui? Jab. Jab. Oh, un bel bassotto a pelo ruvido. E che problemi ha Jab? Ma a volte quando prende fazzoletti da terra, calze, ciabatte così, lui scappa e poi dopo non vuole che glieli tiro via. Beh, dovrai esercitarti per insegnargli a lasciare quello che è in bocca, ma non entrando in competizione con lui, offrendogli per esempio un gioco che lui può prendere, morsicare, tenere in bocca e poi nel momento in cui lo sta tenendo tu gli offrirai dei bocconcini, glieli metterai sotto al naso in modo tale che lui dovrà aprire la bocca per prendere questi. A quel punto tu gli dirai lascia, alla lunga lo imparerà, sono sicuro. Tieni.